Buongiorno, oggi è il 5 febbraio del 2013, nonché il mio compleanno e vi ringrazio tutti quanti degli auguri che mi state mandando, grazie, grazie veramente. Sono un anno un po' più anziano, un po' più vecchiotto, però diciamo che le energie sono sempre buone, la forza è sempre... C'è, ci siamo, oggi ci siamo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Efesini 2, 8, 9 e 10, dove dice che siamo stati salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio, che non è in virtù di opere affinché nessuno si possa vantare o gloriare un giorno davanti a Lui. Ma poi dice al versetto 10 che noi siamo stati creati in Cristo Gesù, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché le compiamo e affinché camminiamo in esse. Una delle cose belle che noi vediamo della vita cristiana è che noi non dobbiamo soffrire di gelosia di nessuno e neanche di invidia, anche se è un po' difficile, perché ci sono certi meccanismi che, e certi principi spirituali che poi comprendiamo in realtà con il tempo, e a chi di noi non è capitato di essere geloso di qualcun altro o invidioso di qualcun altro, anche di piccole cose o di grandi cose, non ha importanza. Ma una delle cose belle della vita cristiana è quella di realizzare non soltanto chi siamo in Cristo Gesù, cioè quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce, facendoci diventare figli di Dio, giustificati per fede, siamo giusti in Cristo, non per le nostre buone opere, ma per l'opera di Cristo, siamo diventati giusti per la sua obbedienza e non per la nostra. Un attimo, c'è un incrocio. Ma la cosa bella che noi vediamo subito dopo questo è il fatto che la nostra vita cristiana è caratterizzata da delle opere che non dobbiamo inventarci in realtà, non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente scoprire quello che Dio ha creato per noi, quello che Dio ha già preparato per noi. Dice la Bibbia che siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere già precedentemente preparate per noi. Questo ci parla di un piano, di un progetto, di un proposito che Dio ha già preparato per noi, così come è scritto anche in Ebrei 4, versetti 2 e 3, quando parla del popolo di Israele che non poté entrare nella terra promessa a causa della sua incredulità, e Dio disse che non sarebbero entrati nonostante aveva preparato già tutto per loro prima della fondazione del mondo. Ed è interessante comprendere che l'unica cosa che ci impedisce di entrare nel piano di Dio, di realizzare il piano ed il progetto di Dio nella nostra vita, non sono i nostri errori, ma è la nostra incredulità, cioè la nostra mancanza di fede nell'amore di Dio e nel fatto che se Dio ha iniziato un'opera, Lui la porta a compimento. Dio non porta a compimento quello che Lui non inizia, Lui porta a compimento quello che Lui inizia, Lui non porta a compimento quello che noi iniziamo di nostra propria voglio dalla nostra propria testa. Lui si compromette con noi sulla base del suo piano e dei suoi progetti con noi, e c'è solo una cosa che ti impedisce di entrare e di realizzare la chiamata di Dio: non è il tuo peccato, non sono i tuoi errori, i tuoi sbagli, ma è la mancanza di fede in Lui. Allora questa mattina e in questo giorno tu puoi realizzare in maniera straordinaria il fatto che Dio ha un piano per te, e che la Bibbia dice tutte le cose cooperano al bene per coloro che lo amano, che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento, un proponimento che è stato preparato prima della fondazione del mondo con delle opere ben specifiche che non dobbiamo inventarci ma che dobbiamo scoprire. Ora viviamo questo giorno in maniera entusiasmante, sapendo che non solo Dio ci ama, ma Lui ha preparato qualcosa per noi. Non solo Dio ci ha salvato da qualcosa, ma Dio ci ha anche salvato per qualcosa. Dio vi benedica e buona giornata.